Buonasera cari amici, bentornati. Siamo come sempre nel nostro nuovissimo Virtual Studio per presentare quello che sarà il settimo appuntamento targato TST F1 Racing. Siamo in Austria, sul tracciato di Spielberg, un tracciato che misura 4318 metri e con poche curve, solo 20 e 10. Andiamo insieme a scoprire quelli che possono essere i punti più interessanti di questo tracciato molto particolare. Eccoci! Siamo tornati sulla piazzola del Pullman, da qui alla prima curva 327 i metri. Come al solito richiesto a tutti i piloti un buon riflesso al via, riuscire a scaricare a terra la potenza della power unit, non avere patinamento, avere una buona progressione e cercare di ritagliarsi la propria posizione nell'approccio di curva 1. Di tutto il tracciato sicuramente la curva dove è più facile tentare un attacco è sicuramente curva 4. Infatti, in questa curva si arriva a forte velocità grazie all'ausilio del DRS e alla scia di chi ci precede. Subito dopo arriviamo appunto a curva 4, dove c'è una forte decelerazione in discesa, questo tornante a destra, e si può passare sia dall'interno che dall'esterno. Prestate attenzione perché, essendo un tracciato all style, ovviamente all'esterno c'è l'erba e poi la ghiaia. Curva 9-10 è dove si può fare il tempo su questo tracciato. Infatti sono due pieghe a destra da medio-alta velocità, dove è importante avere fiducia nel proprio mezzo, perché è richiesto un buon inserimento e un posteriore fermo, proprio per portare tanta velocità e stare attenti in uscita di curva a non lasciarla scorrere troppo, perché il gioco, essendo fiscale, darà taglio. Scopriamo insieme quelle che sono le strategie e le gomme consigliate da Pirelli su questo tracciato. C2, C3, C4, le mescole portate. È consigliata come strategia più veloce la partenza con gomma C4, quindi a mescola rossa, per poi pittare e andare su mescola media, quindi gomma a banda gialla. Ok, cedo ora la parola alla pista. Come sempre, auguriamo ai piloti un buon divertimento, anche per chi ci segue, speriamo che per tutti che possa essere una gara veramente divertente. Che vinca il migliore e come sempre TST F1 Racing, overtake your limits! Amici del TST, benvenuti in Austria, terra famosa per le palle di Mozart, ma anche per quelle dei nostri piloti, pronti ad affrontare le insidie del circuito di casa della Red Bull. Curva Niki Lauda che ci attende, staccata forte dopo i 100, sopra il cordolo in quarto, è importante prendere la corda e uscire stretti per non prendere taglio, e via col primo DRS. Lassù c'è la Remus, altra staccata forte, al tornantino in seconda, fondamentale trazionare forte, e via il secondo DRS. Giù in discesa verso la Schlossgold. Curva di nuovo dove si stacca in seconda e ci porta alla Rauch che si fa in percorrenza scalando due marce. Più giù c'è la Wurt, anche questa in percorrenza scalando due marce. Infine la Rind in settima, bisogna uscire stretti e bene per fare la Red Bull Mobile, l'ultima curva che è in controprevenza in quarta, aprire l'ultimo DRS per concludere, ma ora spazio ai nostri beniamini. Live. Buonasera amici del TST F1 Racing, un saluto da Merlon84 e qui con me in cabina regia come sempre TST Belfield. Buonasera Omar. Buonasera, bentornati. Allora, GP d'Austria che sta per partire. Allora, circuito corto, 9 curve, però con tante insidie perché ci sono tanti punti per fare il sorpasso e soprattutto qui i tagli curva sono severissimi e ovviamente secondo me condizionano molto molto la gara. E sempre un punto interrogativo sul meteo, perché stando in piena zona Alpi non si sa mai se può venire giù la pioggia. Credo che come presentazione del circuito più o meno ci siamo, no Omar? Sì, molto bene, molto bene. Guarda,
queste piste corte, comunque con poche curve, in linea di massima sono veramente toste, non tanto per il layout quanto perché è difficile poi fare la differenza. In 1 minuto e 02 con sole 10 curve, io credo che i piloti saranno molto, molto vicini tra loro e racchiusi nell'arco di pochissimi decimi, e questo sicuramente potrà rendere molto interessante la gara che stiamo per vivere. Sì, decisamente, forse un po' come Monza, no? Quei circuiti in cui devi andare a trovare nei dettagli la differenza per poi stare davanti e in gara inventarti qualcosina. Però ecco, Intanto qui ci sono un po' di zone DRS, aiuto. metti un Ah, nuvoloso. ok. Qui sono ancora nella schermata del... Allora, intanto ringraziamo Pietro Matto che si è abbonato per il 9° mese. Grazie mille per la Grande sub. Tanto Pietro. meteo nuvoloso. Questa sera lobby pienissima, tutto esaurito per disputare il Gran Premio d'Austria. Adesso un po' di attesa, ricordiamo che il format di questa categoria. Ah, ho visto. Sai che forse ho visto la goccia d'acqua? Tipo quando inizia a piovere? Non vorrei dire una Ah, io sono stupidata. contento per te perché io sto ancora con schermo nero in attendere. Quindi mi fido della tua cabina. Eccomi, ci sono. E nel momento in cui sono entrato, a me mi ha dato che Giuliano ha abbandonato. Sì, Lo rinvito allora. sì, provvedi a rinvitarlo, che tanto in qualifica è Sì, qualche permesso. goccetta la vedo anch'io Eh comunque. sì, inizia a Se sono piovere, entrato. quindi attenzione perché il risultato è tutt'altro che scontato. Adesso aspettiamo che qualcuno rompa gli indugi. Esatto, Beh, se non sono entrati cioè subito è probabile. No, inizia ad ecco, esserci adesso vedo. movimento. Sì, vedo 5-6 Tra macchine in l'altro uscita. tutti con mescola rossa, quindi E allora forse ci proveranno. proveranno, sì, anche se far tutti, quindi la qualifica molto probabilmente si disputerà al contrario di quanto avviene solitamente nei primi minuti. Adesso ci sarà veramente tanto traffico. Dipende, dipende, perché tra tagli e soprattutto bisogna vedere se la pista regge effettivamente per un giro. Io ricordo l'altro anno, non ricordo la pista, però mi ricordo che il meteo ce lo dava asciutto, che iniziava a piovere dopo 3 minuti, invece la pioggia era arrivata subito come adesso, e il tempo che fai un giro e la pista era già bagnata. Però non ricordo qual era la gara, che mi ricordo che ci avevo provato in Ungheria, adesso me lo ricordo, in Ungheria, e mi ricordo che a curva 1 e 2 si scivolava leggermente, ma ancora funzionava la mescola. Curva 5, inguidabile, macchina partita e fine dei giochi. Adesso mi sono ricordato qual era. Vedo Viper che prova a fare un po' di riscaldamento della gomma, ma non lo so, non lo so. Inizia adesso il Credo giro, dovrebbe sì. Il essere probabilmente, no, il primo a lanciarsi, primo è no. Danny F31, Ok. eh? Il primo a fare il giro. Vediamo, queste condizioni Tutti in dovrebbero comunque pista, eh? agevolare, Viper, perché lui col pad in queste condizioni dovrebbe riuscire ad avere forse un piccolo vantaggio in trazione. Allora, Danny 16.03, 15.8 per il Viper, quindi già 3 decimi. Se, fa Fuchs subito infatti nel vedere. primo settore. Blaine credo che abbia preso taglio. Peccato, qua è proprio l'ultima cosa da fare è prendere taglio in queste condizioni Soprattutto in perché questo tipo di condizioni. sì. Danny nel secondo settore ha traffico, una McLaren davanti, non so quale delle due. Credo sia quella di Diga però. Sì, è quella di Diga che si sposta correttamente, però non ho visto l'intertempo nel secondo settore a parte di Danny, e Fuchs però è è quasi in comunque chiusura. Viper, Ah, Giuliano di nuovo abbandona la eh? E sessione, allora quindi... direi che non è. Non possiamo più Che rischio invitarlo. che ha preso Danny, E ma si è Viper tolto il invece che corno in arriva? derrata. 5-4, 1, arriva 4 e Viper, 5. 1-4-5, 1-4-6 per Oh, attenzione, Perondi. anche Perondi. Adesso qualifica subito che si Kovacs accende. 1-4-5-8-9. Si inserisce a sandwich. E qui è stato molto bravo Viper. Vediamo se la pista consente un ulteriore giro veloce, Arriva ma anche Oxtess 1-4-8, Lin 1-6-5, XS 1-6-521, se mi dici di differenza. Davidino 1-6-4, Alemain 1-5-9, stanno arrivando un po' a tutti. Qui con Jim 1-8-3, è tempo alto questo. 1-6-9 per Best Dark Driver. 1-7-2 per Ecco, Dose, è ma la arrivata la pista già si sta bagnando. Ok, è arrivata la comunicazione in questo momento che la pista
adesso È bagnata. è, esatto, è disabilitato. Ecco. Allora, e quindi per ora senza tempo ci sono Blan, Crisito, Giuliano che è out, Young Boy e Alex Diga che è nel giro, lo sta per chiudere. Vediamo un po' se riesce a chiudere con un tempo. Gli altri sicuramente hanno preso taglio. Chiude Diga in 1, 8 e 9 e niente, dietro al suo compagno di Sta arrivando scuderia. anche Crisito, eh? Ok, controlliamo anche lui, molto al limite sul cordolo, in uscita, chiude Però in tempo 1, già 8 e 4. piuttosto alto. Credo che praticamente adesso è rimasta la lotta tra Blan e Young Boy per 18 e 19 a questo punto, perché se la pista sta bagnando così tanto e non si può più usare il DRS, va tutti dentro i box, Young Boy 1, 10 e 0, vediamo Blan, chiude adesso 1, 10 e 1, 19esimo. E quindi Credo abbiamo. che in 12 minuti abbiamo finito le qualifiche, Eh sì. a Eh 12 dalla fine. sì, adesso penso che se le condizioni in gara dovessero essere asciutte, difficilmente vedremo ulteriore azione in pista, non avrebbe Allora, senso. vediamo un attimo però, Matteo, se ci riprova, ma credo che si stia alzando il tempo e sia sopra di un secondo e mezzo. Ci ha provato, infatti. E Crisito addirittura si ritira dalla sessione, quindi. Lui è il Kowalski più si ritira dalla lungimite. sessione. Attenzione, adesso probabilmente quindi qualifica finita, Eh ma un sì. po' tutti si stanno ritirando dalla sessione. Allora, a questo punto la speranza è che tutti si ritirano così. Diciamo. Sì, acceleriamo. Accelereremo Vabbè, un nel pochettino, sì. senso, un qualcosina. Attenzione, io non l'avevo visto, ma Big Abdullah è quinto. 1-5-3, gran tempo. Oh, intanto Perché non è c'è stato tra i Blan primi, eh. che la sbina. Diga si è ritirato, se adesso bene o male quasi tutti i Sì. piloti si stanno ritirando. E quindi probabilmente è segnata proprio che pioggia forte, quindi Sì, vediamo Young Boy, alle vediamo se mani sta pure. provando. No, c'è taglio, sta andando pianissimo. Più 31 secondi, quindi sarà curioso vedere se poi anche la gara sarà bagnata o meno, ma oh, ma non so se c'è qualche contenuto, ti conviene mandarlo adesso, non so se ho già stato mandato tutto, perché se tutti si ritirano adesso praticamente stiamo per partire, No, considerando vabbè, ma che non c'è il giro. aspettiamo, aspettiamo, tanto no, non c'è fretta. Possiamo comunque parlare di strategie. Allora, vediamo intanto se. Allora, strategie. La più veloce, in teoria, quello che mi ha segnalato è partire con mescola rossa e poi passare alla bianca verso il giro 9. Però c'è anche una strategia interessante che potrebbe essere quella di partire con mescola rossa e poi passare a mescola hard, quindi fare una sorta di undercut. Per vedere se effettivamente si riesce a giocare un pochino d'anticipo. Scusami, la più veloce è data con la hard ed è Sì. Ok. segnalata così proprio perché ti difendi dai possibili undercut. Però in realtà non vorrei che la media, pittando qualche giro dopo, andando un pochino in sofferenza con E la, lunghi. esatto, con la soft nei primi giri, però dopo si possa avere un passo decisamente più consistente. Non si ritirano dalla sessione al momento Lena Lena. Perondi e Big Abdullah. Sì. Boh, non so, possiamo un attimo temporeggiare. Io direi nel mentre possiamo mandare sì l'autopromozione e poi ci aggiorniamo fra qualche istante per vedere se qualche pilota scende in pista. Va bene. Ciao, se ti piace quello che facciamo e vuoi supportarci in maniera concreta, puoi farlo andando sul nostro sito internet tsp1racing.com o tsp1racing.altavista.org. Puoi farlo tramite donazione PayPal, cliccando sul link come vedi nel video, digitando l'importo e poi semplicemente andando a fare il login sul tuo account. Altri metodi sono tramite gli acquisti, esempio Amazon. Clicchi sul link, dopodiché devi semplicemente cercare nella barra di ricerca l'articolo desiderato e metterlo nel carrello, concludendo l'acquisto. Altro sistema, eBay, che funziona esattamente come Amazon. Dopo aver cliccato sul link, fai tutti i tuoi acquisti. Allo stesso modo, anche per Instant Gaming, si clicca sul link e si fa l'acquisto. Qui si possono trovare tanti giochi a prezzi vantaggiosi. Oppure un altro sistema è, se ti piace ovviamente sostenerci e portare con te il nostro logo, il nostro nome, allora puoi andare sullo store che abbiamo appositamente creato, dove troverai una serie di indumenti targati TSPF1 Racing personalizzabili nel numero e nella gamer tag. Troverai anche cover artistiche, accessori di vario genere che possono essere cuscini,
salpiettoni da spiaggia, tazze, insomma, chi più ne ha più ne metta, ce n'è davvero per tutti i gusti. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Eccoci, eccoci tornati, eccola, quindi si sono ritirati tutti i piloti e questa è la griglia di partenza. Viper, Kowalski, Perondi, Oxtis, Big Abdullah, Danny, Alemain, Davidino, Lin, XS, a seguire gli altri, questi primi 10. Tanto ringraziamo Light, Heretic e Luca2008K per essersi iscritti al canale, grazie mille. Ragazzi, benvenuti. Direi di mandare a questo punto brevemente il contenuto pre-gara e ci vediamo a brevissimo con la partenza del Gran Premio. Non avrebbe funzionato tra noi. Continua a ripetertelo, cara. Sanno che stanno per estinguersi. Non resta loro che decidere dove tenere l'ultimo atto. Vuoi sposarmi? Non mi pare il momento più adatto! Sei matto! Se non lo fossi, non avrebbe funzionato. Eccoci, pronti per la partenza? Si accendono i semafori. Vai, Fra. E allora via, partiti. Sembra per ora senza nessun problema. Alessio che va a chiudere su Perondi, che prova all'esterno. Poi Alessio allunga la staccata, la tiene dentro, rimane secondo. Ci ha provato Perondi subito. Era difficile, ma il tentativo è stato fatto. Sembra tutto piuttosto regolare, come direbbe Mazzoni. Vediamo qui a curva 3. Vedo degli attacchi delle Racing Point che si toccano e Lin fa girare Alemain. Oh, ho visto una Ferrari a muro e Lena affilata fuori. Lena è out. Sai che non ho capito se l'ha persa, safety car. Non ho capito se l'ha persa in trazione o se c'è stato un contatto per un micro lag. Sarà interessante, potremmo andare a vedere il replay. Prova. Dovrei averlo. Sì, dovrei averlo. Vediamo se funziona. A quanto allora, sembra, io ho visto le due Racing Point che si sono toccati con Lin, che praticamente ricordava l'incidente che hanno fatto Vettel con allora intanto guarda, ti interrompo solo un secondo, sì vai, perché allora intanto Marquez aveva detto attenzione a curva 3 ragazzi, e poi adesso dice così è stato. E tra l'altro segnala che la live lagga tantissimo. Allora, anche a me leggermente lagga, però sembra... No, ok, risolto, probabilmente era un po' di buffering. Niente, allora, praticamente cosa è successo? Sembrerebbe che ci sia stato un problema di netcode. Cioè, Lena, molto probabilmente dalla sua visuale avrà ricevuto una botta incredibile, mentre in realtà dalla nostra visuale spettatore... erano macchine appaiate, non vorrei che per un micro lag poi sia andata a finire, diciamo, nel peggiore dei modi, e dispiace ovviamente perché perdere un pilota comunque al primo giro non è mai il massimo, non è mai piacevole. No, esatto, sì, perché appunto io ho visto il contatto tra le due Racing Point, che ricordava appunto quello che dicevo di Vettel con Leclerc a Abu Dhabi 2, stasera non c'ho i nomi, niente, non mi viene il nome, perché mi viene Doha, non si corre in Formula 1, è MotoGP,
Bahrain, al Bahrain 2, che si sono toccati e si è girato. Lì si è creato un po' di confusione perché poi Alemán si è girato all'interno della curva, Lin si è allargato un pochino a sinistra e si sono leggermente aperti a ventaglio, e poi ho visto sta Ferrari che schizzava a muro, quindi non lo so se c'è stato un vero e proprio contatto o se c'è stato netcode, però questo lo sapremo soltanto tramite i piloti, probabilmente a fine gara. Allora, oh, Davidino ha abbandonato. Davidino ha abbandonato, è crashato, e quindi abbiamo un altro ritirato. Tra l'altro era settimo, cioè era in ottima posizione. Eh sì, un peccato, veramente un peccato. Intanto che tu magari segui i piloti. Intanto è successo qualcosa? Sì, perché praticamente ho visto Grisito che ha passato Dose, e poi a Dose è spuntata la famosa penalità dei 5 secondi a caso. Ah, ottimo. Mamma mia. Comunque speriamo che il prossimo capitolo sia un pochino migliore, ma la safety car sta per rientrare, quindi siamo già pronti per la ripartenza. Vediamo come la gestirà Viper e alle calcagne Kowalski. Comunque stavo vedendo che Alessio ha perso la pole position per 53 millesimi, 52 millesimi, un soffio. Tra l'altro Twitch mi ha fatto uno scherzo strano. Ovvero? Ah, no, ok, no, ok. Ok, stasera stiamo combattendo contro glitch e cose strane. Sì. Già sì. Abbiamo avuto la qualifica più corta, intanto. Cioè, te l'hai invitato tu o no? No. Non okay. So chi l'ha invitato. Poi faremo l'indagine più tardi. Comunque, gara che è ripartita. E vai per riuscire a dare un buono strappo, perché ha preso quasi 7 decimi su Alessio. Quindi ottima ripartenza. Mentre XS, Master Swain, Lin passano Davidino, che ancora non è riuscito a prendere completamente il possesso dell'auto. Quindi abbiamo Best Dark Driver, Alemán, Grisito, Dose, Yanboy, Alex Diga, qui con Jim e Blan, che ancora non è riuscito a recuperare posizioni. È laggiù, 18esimo. Un po' sfortunato in qualifica e poi adesso difficoltà in fase di partenza. Però adesso è molto vicino a qui con Jim. Vedo che Crisito è riuscito a passare anche Best Dark Driver. Non credo che Davidino abbia ripreso ancora il controllo dell'auto, Io però vedo che adesso sì. Sì, ma io vedo che comunque si è buggato il monitor dei tempi. Non vorrei che appunto il rientro abbia fatto buggare. No, quello a volte succede in fase di ripartenza dalla safety. Mo aspettiamo un giro, dovrebbe risistemarsi. Comunque si chiude il quarto giro. Abbiamo un primo tempo cronometrato, è 1:59. Poi a 3 decimi, ecco, vedi che si stanno risistemando, vedi? 3 decimi Alessio, che ha fatto lui il giro veloce. Poi Perondi, Oxes, Big Abdullah, sesto Danny F31, sono tutti vicino, Sì. Lin, adesso sarà molto difficile capire chi attaccherà chi, ma ancora non abbiamo il DRS attivo, quindi... Mentre la DR è intanto Blan, è riuscito a superare qui con Jim, e prova piano piano, tassello per tassello, a recuperare e a fare una rimonta, che chissà se lo riuscirà a portare a punti. Sarà curioso poi seguire il pilota Williams. Là davanti c'è Alemán su Lin, attenzione. Sembra molto un gioco di squadra Alemán questo. Forse Lin c'ha anche da farsi perdonare il contatto a inizio gara, quindi... Può essere. Probabilmente gli ha ceduto... Attenzione perché è Crisito, anche che Alemán è un po' più veloce quest'anno, si è dimostrato. Crisito che però vede tutta questa galanteria e vorrebbe approfittarne e unirsi alla festa. Ricordiamo che lui e Master Swain... sono gli unici due con gomma media, quindi stanno tentando una strategia alternativa per far sì che la loro hard duri di più. Da questo giro DRS attivo, e allora attenzione e occhi su Kowalski, che ha soli 2 decimi da Viper. Doveva difendersi, DRS è uscito meglio, vicinissimo Alessio. Tenta l'esterno a curva 3, qui è difficile, vediamo se tenta la staccatona Viper. No, non ci riesce, Kowalski passa con forza all'esterno, e Alemán passa Master Swain. E Lin attaccato all'esterno da Crisito, che fa un sorpasso incredibile all'esterno. Con gomma più 2 è riuscito a trazionare alla perfezione. A portare a casa veramente un gran sorpasso il pilota della Red Bull, che è già minaccioso dietro a Master Swain. Attenzione perché Kowalski sembra che ne abbia per poter allungare. Sì, ha già preso mezzo secondo. Mentre invece Perondi sembra che... abbia la possibilità di rientrare. Oh, c'è anche Sincoxtis, che comunque è lì,
Tanto Dose dietro lotta con Best Arc Driver, hanno fatto in parallelo le due curve del settore centrale e Dose è alla meglio, è davanti adesso. Tanto Dose è l'unico dei piloti per il momento ad avere penalità, eh? Sì, è quella però dei 5 secondi durante safety, quindi probabilmente... Aspetta, la ricontrollo, ma credo sia quella... Dettaglio, sì, c'è quella dei 5 secondi, quindi probabilmente è una... di quelle penalità da rimuovere, almeno che non ci sarà una safety car. Ricordiamo, in quel caso poi lo annulla perché la sconterebbe ai box e verrebbe quindi annullata. Là davanti sembrava che Alessio potesse andare via, ma il DRS favorisce qua una pista... l'aggancio di Viper e Perondi. Sì, questa è una pista dove il DRS ha veramente tantissimo impatto sulle prestazioni, Secondo me potrebbe essere fresco l'attacco di Danny su Big Abdullah, che non ha più il DRS di Oxess, e quindi all'inizio del prossimo giro starà a rischio con Danny, Poi distacchi iniziano ad esserci, penalità per Lin. Questa è la prima vera penalità presa. Vediamo un pochettino, andiamo su Danny, che adesso userà questa zona DRS per avvicinarsi e poi tenterà probabilmente l'attacco qui dopo curva 1, se trazionerà bene. Vediamo un po', sembra averla tagliata bene, penalità per Blan. Gara veramente in difficoltà per lui. Si avvicina molto Danny, ma non basta. E non credo che il prossimo DRS possa essere utile, ma vediamo un po' se lo sfrutta. Arrivano altre penalità là dietro, arriva anche a Best Arc Driver. Siamo già tre piloti, ecco Danny che si affaccia, ma non è abbastanza vicino. Intanto lotta tra Dose e Davidino, Dose passa. Davidino prova a rispondere, ma gli chiude la parte in faccia la Mercedes, che sale in dodicesima posizione. Anche Dose forse è stato sorpreso un po' in qualifica. Il timing è stato fondamentale in qualifica. Chi è uscito subito e non ha preso taglio ha avuto un grandissimo vantaggio, perché poi la pista già dopo un giro era diventata più lenta di anche 2 secondi. Tanto davanti c'è un terzetto e adesso attenzione, perché Sin Coxtis forse dovrebbe spremere un pochino di quello che è il suo Hers per provare a rimanere... Attenzione a Danny, no, però è maturo l'attacco di Danny. Lin intanto su Master Swine, in pieno rettilineo col DRS, lo porta all'attacco, sì, ci riesce, lo chiude. Sale in decima posizione. Omar dal chattino ci segnalano che l'audio di gioco è un po' basso. Chiedono se è fatto apposta o se è soltanto da regolare. Dietro invece Blan riesce a passare diga prima di curva 2. Eccolo qui. Ok, ho provato ad alzarlo un pochino. Vediamo. Ok. Ragazzi, dateci un feedback per favore, grazie. Intanto Pietro Matto, dopo l'abbonamento, sparge... complimenti e si complimenta con Blan dicendo che ragazzo bellissimo. Allora, viva l'amore. Attenzione, perché Master Swayne è molto vicino a Lin, potrebbe rendere il sorpasso. Arriva curva 1, Lin difende l'interno, prova all'esterno, qui è difficile, XS intanto penalità, prova l'incrocio, esce meglio, molto meglio adesso anche il DRS. Jamboria ha penalità, ma andiamo su loro due, sono versus Master Swayne, prima interno, poi va all'esterno, lo vuole rendere il sorpasso. Lin difende l'interno, sono paralleli, non si toccano e quasi si gira. Lin ha perso trazione in uscita, per fortuna è riuscito in qualche modo a recuperare la macchina. Sì, ha voluto resistere a tutti i costi, però sicuramente non una scelta felice questa. Lì purtroppo fuori traiettoria, la pista è anche un po' in pendenza, quindi è un attimo perdere la macchina. È stato anche bravo a evitare danni peggiori, come ad esempio andare a muro e perdere altre posizioni, quindi attenzione, però di box Perondi. Molto presto anticipa, prova l'undercut, vediamo un po' se è la scelta giusta per il pilota Mercedes. Sosta abbastanza veloce, monta le hard bene il team Mercedes. Forse col fatto della safety car non so se l'avrei azzardato, perché sicuramente con davanti dei piloti più lenti di lui. Vediamo un po' se riesce a entrare nella finestra tra Matteo e Jamboy. Sembra di sì.
Tra l'altro, che... stranissimo, però è uscito dal box col DRS aperto. Oh. Questo gioco vabbè. È fantastico. Forse sai perché? Me la ricordo. Forse il detection point è una zona continua. Per prima. Esatto, è una zona continua. Cioè il detection point della zona DRS 1 e 2 nei rispettivi rettilinei è la stessa. Esatto. Vabbè, allora. Torniamo sì. davanti perché. Sì. Cioè, vai perché comunque. Non so se proverà a sua volta. Decide di marcare a uomo Kowalski. E quindi attenzione perché potrebbe essere anche una gara giocata sulle penalità perché. Ovviamente è difficile scappare, cioè Kowalski probabilmente ci avrebbe già provato, no? Viper però sta tenendo molto bene il passo e c'è un attimo da capire se eventualmente stanno anche scusate interrompo, Crisito avvicina ad Alemain, all'XDG è entrato penalità, Alemain però al DRS, ma sembra uscito meglio Crisito ed è pronto ad attaccare la Racing Point all'interno, staccatona violenta. In qualche modo la tiene dentro, grande staccata da parte di Crisito, che probabilmente sfrutta il fatto che la sua media adesso è molto più performante delle soft. Viper è molto vicino, a fine vita, due decimi, tre decimi. Sì, Viper vicino, però questa è la parte mista, quindi vediamo se adesso è il momento poi del pit oppure no. Tanto Berondi ha già quasi raggiunto la coppia che ha davanti a lui, ovvero Jumbo e Best Driver, quindi da adesso inizieranno i problemi per lui se non rientrerà nei box, ma vedo che sia Kowalski che Viper tirano dritti e quindi potrebbe finire l'effetto dell'undercut, perché adesso c'è il traffico e almeno che non rientrano davanti a lui, ma non mi sembra che nessuno stia rientrando in box. Sì, ha fatto un undercut probabilmente molto spinto, forse Kowalski e Viper vogliono provare ad andare su media? Non lo so, però considera che c'è stata la safety che ha allungato un pochino la vita alle gomme e considera che queste gomme sono completamente nuove. No, non erano nuove perché loro hanno fatto il giro con la soft, quindi sì, però sto dicendo una stupidaggine. Diciamo che un giro qua in Austria incide veramente poco a livello di usura. Sì, sì. Però ecco, tre giri dietro alla safety ovviamente allungano. Potremmo fare un giro degli avvertimenti per vedere come sono messi i piloti. Vado a controllare subito. Allora, iniziamo dal leader della corsa, Alessio, con due richiami con tempo sul giro annullato, non ha avvisi. Ma, ok. Poi un avviso per Viper, Oxes è pulito, un avviso per Danny, due avvisi per Big Abdullah, una penalità per Excess, Crisito con due avvisi, due avvertenze per Alemain probabilmente per contatto, un avviso per Master Swain. Attenzione, poi, Davidino su dose. Vediamo. Oh, Davidino si gira. Per rispondere alla domanda, tra l'altro, sì, non ha rotto niente, però ha perso parecchio tempo. La bandiera gialla rientra subito. Adesso attenzione perché Davidino rischia di essere attaccato da Blan. Tanto penalità. Sì, si sposta. Fa passare Matteo. Ha spiattellato le gomme. Andiamo davanti perché in teoria siamo in zona pit, perché 14. Sì, adesso sì. Tanto Kowalski mette la freccia box. Sì. Vediamo se Viper lo segue. Viper sì, a ruota. Ok, Viper è andato in marcatura. Viper ha sfruttato al massimo e si è avvicinato tantissimo prima del limit. Si avvicinano veramente tanto, Attenzione, Viper è veramente sugli scudi questa sera. Vuole provare a giocarsela. Riesce davanti, però comunque è più vicino. Entrambi con media. Media. Vediamo dove rientra Perondi. Attenzione, Perondi ha fatto l'undercut, però adesso sì, è davanti. Però tanto attenzione perché Viper si trova a combattere con la Renault di Yamboy, ma riesce a stargli davanti. Sì. Si forma il terzetto con posizioni invertite e attenzione alle gomme. Attenzione chissà Kowalski. Kowalski forse ci prova subito, Subito. Ci vuole provare subito, prende l'esterno di potenza. A ruote bloccate, non c'è spazio. Che staccata! Io direi questo di andare a rivedere il replay perché ha fatto un qualcosa di veramente pazzesco.
Sì. Non era per nulla facile da lì all'esterno. Tra l'altro fa anche settore fucsia. Senna, curva 1 in Ungheria. Per fare resistenza aerodinamica. Fatto... Perché Viper adesso è caldo sul Perotti, però, eh. Nonostante entrambi col DRS sembra uscito al triplo Viper e passa. Vediamo se Perondi prova l'incrocio. La tattica di Perondi che prova a rispondere, ma non può nulla. Poi adesso hanno anche mescola nuova. Viper non vuole perdere il DRS su Kovacsi, non lo vuole perdere assolutamente. Intanto dirò, ci sono un po' di cambi di posizione. Dove si ripassa Davidino e Alema in passatica. Dove si passa anche il best start driver. È una gara che i primi 16 giri sono volati. Veramente. Sì, decisamente. La gara molto veloce, molto piacevole fino a questo momento, divertente. Andiamo a vedere anche nelle retrovie se c'è qualche battaglia che... Penalità per Alessio, incredibile. E questa è importantissima. E attenzione perché Viper adesso ha veramente un grosso jolly da giocarsi. Deve cercare di fare di tutto per rimanere nel secondo. DRS. Esatto. Se riesce, adesso attenzione perché Kowalski è riuscito a... Kowalski però ha un DRS davanti a lui. Viper giro veloce, 1-5-2. Adesso però è fuori dalla zona DRS Viper, eh? Attenzione. Sì, perché... E ha finito anche l'Hertz, stava dando tutto. Adesso invece è a ridosso di Master Swing, che ancora deve fare il suo pit, giro 16, loro erano su gomma media, lui è Crisito, per questo entrambi sono ancora dentro. Tanto Yanboy ha subito l'attacco di Oxtess. Attenzione perché Kowalski però non riesce a passare... Master Swain però ci prova subito in trazione in un punto incredibile. Vediamo però, resisterà all'interno. Master Swain passa. No, ma dove è passato? Ha capito che questo era un momento molto importante della sua gara, perché se fosse rimasto dietro nel tratto guidato molto probabilmente Viper avrebbe avuto l'opportunità di rientrare in zona DRS e quindi non avrebbe più avuto l'opportunità di provare la fuga, mentre invece così adesso ha strada libera davanti e il problema passa adesso nel campo di Viper. Crisito intanto penalità. Allora, stavo vedendo che adesso Alessio è senza DRS e senza Hertz, mentre Master Swain ce n'ha un po', c'è al 30%, infatti si riavvicina qui sul rettilineo. Gioco di squadra, giustamente, fa passare il compagno in scuderia. Ha sfruttato al massimo il DRS dandogli una mano. Infatti Viper adesso è sotto al secondo. Hanno fatto il gioco, da costruire di nuovo. Sì, bello è stato il gioco di squadra, nel senso che alla fine sono riusciti a far consumare l'ERS ad Alessio. Però c'è un però, Alessio è riuscito a recuperare circa il 20%, mentre adesso Viper sta in lotta tra il 6 e il 10%, quindi deve trovare un sistema per non perdere questo DRS e allo stesso tempo ricaricare la batteria, che è a pezzi in questo momento. Quella di Alessio un pochino si è ripresa, però ha solo 8 decimi. Sarà fondamentale per Viper non perdere questo DRS. Tanto possiamo vedere anche il dato dell'usura gomme di Viper. La gomma più usurata in questo momento è l'85%, quindi le gomme sono messe ovviamente bene, visto che il pit è stato appena fatto. Entrambi sono entrati da 3 giri, quindi sono fresche, molto vicino, ancora 4 decimi. Alessio dovrà adesso ricostruire con Crisito, dovrà cercare di riprendere 2 secondi da lui. Tanto Blan è riuscito a recuperare un po' di posizioni, perché però ancora non ha fatto il pit davanti a Big Abdullah, che ha appena fatto il pit da 2 giri, però sembra averne di più Blan, eh. Stavo un attimino su Matteo con la Williams, adesso è decimo. Allora, all'appello della sosta. Attenzione perché c'è anche Perondi, è molto vicino a Master Swain. Allora andiamo su lui. Intanto faccio un'analisi di chi manca all'appello della sosta. Sono Crisito, che è primo, Master Swain, che è quarto, in ottava posizione Yanboy, in decima TST Blan, e in tredicesima Alex Diga, e in diciottesima qui con Jim. Loro mancano all'appello del pit. È molto molto vicino, però Master Swain prende anche penalità. Penalità Master Swain.
Andiamo, apre il DRS, sfrutta l'ERS fino all'ultimo, si butta prima di 100 metri, staccatona al limite. Molto bella anche questa. E passa, ovviamente Mastasuina adesso inizia a avere le gomme piuttosto in difficoltà. Sta arrivando anche Oxtess, che è a circa 3 secondi da lui. Mentre Viper è bravissimo, è riuscito a dimezzare il distacco. E Kowalski finalmente trova la sua lepre, ovvero Crisito, prendendogli anche, anzi sicuramente gli prenderà il DRS in questo giro. Vediamo se Crisito rientra oppure no. Vediamo, adesso gli farebbe comodo che rimanesse fuori un altro giro, ma Crisito mette la freccia a destra. Comunque un DRS è stato preso, e allora adesso deve dar tutto qui per staccarsi Viper, che ha 6 decimi. Un nulla, box per Crisito e Swain. Penalità per Yanboy. Vediamo un pochino adesso. Alessio non ha il DRS, mentre Viper sì, quindi gli rimane veramente attaccato. Oh, è anche Alex Diga. Alex Diga crasha, e quindi perdiamo un altro pilota. Sarà dura, sì, per Alessio, non doveva prendere quella penalità, perché adesso la vita di Viper sarà piuttosto, diciamo, agevole dal punto di vista. Crisito su Alemany, Crisito su Alemany, curva 3 dentro. E attenzione, perché il prossimo obiettivo è XS. Crisito, che ricordiamo sta diventando un po' l'esperto delle rimonte, un po' sfortunato in qualifica, poi però rimedia sempre in gara dove c'è i punti dentro su XS. Sì, mamma, qua è stato sì, è stato molto bravo anche XS, perché Crisito si è proprio buttato dentro all'ultimo e ha rischiato veramente di fare il patatrac. Qua molto bravo XS, perché insomma la mossa di Crisito qua è stata un po' troppo, diciamo, arrembante. Questa mossa mi ricordo un po' i piloti fine anni 80, inizio 90, 95, in cui spesso i piloti si buttano dentro come per dire: io l'ho messa la macchina, se mi colpisce andiamo fuori tutti e due, se no me la lasci passare. Questa lo faceva spesso sia Senna e poi anche Schumacher. Non due piloti a caso, però ricordo che prima erano un pochino più elastiche le regole, anche un pochino più sfruttate dai piloti. Sì, ma Alex ha il bot che gli fa la sosta. Però credo che tutti abbiano finito. No, ma è rientrato anche Alex Diga. Ah, no, non ho capito. Sì, perfetto. Credo che poi ci sarà qualche comunicato stasera interno. Comunque, l'unico che non ha fatto la sosta è Blan, che è settimo. E tra l'altro, vabbè, parlo dopo. Mi sta sfuggendo una cosa che non devo dire. Quindi sono rimasti gli unici fuori Blan e qui con Jim, gli unici due che non hanno ancora fatto la sosta. Sì, Blan io credo che per raddrizzare la sua gara stia aspettando magari una safety car, un qualcosa che possa aiutarlo. Sì, perché oddio, penso che possa andare ancora, no, infatti adesso vai box. Gara un box pochino da dimenticare. Probabilmente l'ha tirata fino all'ultimo, poi penalità. Io intanto sono andato a verificare una cosa che ti dirò dopo. Sono andato a vedere un attimino con i menu. Ti aggiorno. No, torniamo alla gara. Sai perché, allora, sai perché sono rientrati? Perché la lobby. Lo so perché. No, perché la lobby è solo amici, quindi possono rientrare. Sì, sì, ma è uguale. Sì, sì, no, comunque. Ok, torniamo in live. Vediamo davanti come sta evolvendo la situazione. Per onde ha perso oramai contatto e si trova in questo momento nella zona di nessuno. Quello che non è nella zona di nessuno è Viper. In realtà però non ha troppo lontano Oxtess, mi sa. Però Oxtess inizia a vederlo. Sì, non so se riuscirà a andarlo a ricucire, perché comunque vediamo un po' quanto perché il distacco è di circa 3 secondi. Teniamolo monitorato, perché adesso è 2.9. Alemany in penalità. Tra l'altro credo Crisito giro veloce 1.04 602 abbiamo visto che aiutato anche dalla mescola dalla morbida. Sì, chissà, intanto ha superato Big Abdullah, si riporta in sesta posizione. Ti faccio una domanda: secondo te Viper adesso ha 4 decimi, si accontenterà, sempre considerato il fatto che al momento lui non ha penalità e Alessio ha penalità, secondo te si accontenterà di arrivargli dietro o proverà addirittura a vincerla in pista? Allora,
secondo il mio modo di vedere la gara, fossi lui mi terrei così fino a 4-5 giri dalla fine. Se ho ancora un jolly, provo ad attaccarlo, nel senso che posso prendermi il rischio, prendere un taglio curva, ci provo. Se no, d'astuzia, rimango dietro e non vado a rischiare di buttare una gara per star davanti. Capisco la soddisfazione di farlo, perché non è che se non è netto la possibilità, non rischierei di buttare una vittoria. Però Alessio, stranamente, lo vedo un po' in difficoltà, perché sai cosa? Secondo me Valder si sta avvicinando, eh? Sì, secondo me Alessio vorrebbe anche forse far passare, far sfilare Viper. E Viper però molto probabilmente non sta evitando. Sì, perché magari Alessio vorrebbe provare a farlo passare per agganciarsi un po', ricaricare l'ERS, ricaricare, salutare il DRS. Tra l'altro entrambi l'hanno ricaricato l'ERS, perché stanno al 60%, erano rimasti con pochissimo ERS. E probabilmente Alessio non ci ha più provato a scappare, Viper si è messo in una comfort zone. E quindi, Yanboy? Sì. Mi dà che ha passato Dose, forse un errore di Dose. E all'improvviso 7 decimi dietro, quindi forse un lungo da parte del pilota Mercedes. Vediamo, sarà interessante capire se è un pilota di testa o se è un pilota, tra virgolette, da pista, diciamo così, no? Nel senso, sai, comunque la cosa di rivalsa di gli sono arrivato davanti perché ci sono arrivato in pista e non per penalità, oppure se ragionerà più con se posso bene, se no non prendo rischi e porto comunque a casa la vittoria. Anche perché ad Alessio non va a favore il fatto che Perondi ormai si è distaccato a 4 secondi e 4 e anche Oxtess ha tirato sul bandiera bianca, che ha preso un secondo nell'ultimo giro, quindi anche lui su Perondi ha difficoltà. Sì, bisognerebbe Alemain su Access all'esterno di curva 3. Attenzione, perché si unisce la festa anche il Master Swain. Prende la scia di entrambi. Oddio, forse lo tenta su tutte e due. Forse tutte e due. Poi frena forte. I due si attaccano all'esterno. Access prova un incrocio impossibile. Ripassa Master Swain. Alemain ha trazionato male. Vediamo se Master Swain prova all'esterno. Alemain allarga un po' le spalle all'esterno ancora lui e passa. Vediamo se tiene la posizione anche qui. E che sorpasso! Grandissima manovra, eh. Aspetta che qui io faccio la clip che poi riporteremo. Oh, attenzione, perché Alemain ci riprova, ferito nell'orgoglio. E non ci sta. Però adesso Master Swain con gomma rossa saluta la compagnia. Attenzione, perché adesso Alemain se ne va. Alemain deve guardarsi le spalle da XS. Sì, perché XS adesso vorrà riprendersi quella posizione. Oh, però scodato in uscita. Controlla al limite, riesce in qualche modo a tenerla. Ricordiamo che qui siamo ovviamente con aiuti off, e quindi quando si perde la trazione è tutta abilità del pilota ritrovarla in qualche modo, un po' col volante, un po' con il pedale dell'acceleratore. Quindi sì, ricordiamo, perché non lo sapesse. Intanto passa Danny e Yanboy ha passato Lin. Momento abbastanza attivo della gara. Oh, penalità per Perondi. Perondi penalità e attenzione. Si apre un po' il discorso. No, anche Oxtess. Per un attimo si era riaperta la finestra per il terzo posto. E poi Oxtess. In realtà questo è tutto a favore di Crisito. No, anche perché di lui già ce l'aveva la penalità. Quindi adesso si ritrova a pari. No, ma quello che va a favore più di tutti è Danny, che tra i primi è quello. Però Danny è un pochino in difficoltà in questo momento, mentre Crisito sembra quello un po' più agguerrito lì davanti. Vediamo. Sai cosa? Danny se riesce a tenerlo. Se riesce Danny a restare vicino a Crisito, si fa tirare, sai, non è male, sì, per sì, lui. Perché lui non ha penalità. E i giri alla fine sono sempre meno, Sì, siamo ormai al giro 28 inoltrato. Vedo che all'improvviso stavo sull'onboard di Viper, si è spinto il sole per un attimo, adesso si è riacceso. Non vorrei che ci fosse anche la sorpresina nel finale, Però per un attimo ho visto un nuvolone gigante in curva 4, poi è sparito improvvisamente. Poi diciamo che il cielo non mi sembra dei più limpidi, quindi adesso si sta di nuovo oscurando un po'. Chissà, sapremo anche la sorpresa nel finale. Non credo che farà in tempo a venire a piovere, anche perché mancano solamente 8 giri, quindi intanto Alemain e XS continuano a punzecchiarsi in pista. XS ha provato interno a curva 4, Alemain ha risposto all'esterno, qui non si passa. Box per Oxtess. Monterà una, e questa è una cosa soft. Molto. Oh, ritiro. Come mai? Non questa sorpresa non te lo so dire come mai.
No, non era in lotta con nessuno, tra l'altro, in quel momento, quindi strana, strana decisione, almeno che non abbia avuto un problema personale e abbia dovuto fare il ritiro, perché veramente è l'unica cosa che mi può venire in mente plausibile. Sì, molto, molto strana. Io dico, attenzione, perché XS intanto sì, sta andando avanti la battaglia. Mentre Danny, sono 4-5 giri, Danny è fuori dal DRS. Ok, quindi adesso è lotta quindi tra Peronde e Crisito. Ecco XS in curva 4, però è lontano. Manda però a lungo con la frenata Alemán, che in qualche modo però trova trazione in un passo e riesce a rimettere le sue ruote davanti a quelle di XS. I due ragazzi si stanno facendo divertire. La D intanto a dose su Blan, che a sua volta è vicino a Davino. C'è un terzetto interessante anche qui dietro. Penalità per qui con Jim intanto. I più indisciplinati sono stasera Ian Boy, Blan e Best Up Driver con 9. Infatti quasi tutti a 3, tranne qui con Jim e Lin che e XS che sono a 6. XS che passa Alemán in curva 1. Attenzione però Alemán non ci sta. Ma che strano, XS al DRS non lo sta sfruttando. Non so perché non l'abbia aperto. Aveva la possibilità di aprire il DRS. A meno che non ha un guasto, aperto. Oh, attenzione davanti, perché Viper è uscito dalla zona DRS. Kowalski sta provando a dare lo strappo. E attenzione, perché qua potrebbe decidersi la gara. Adesso Kowalski ha deciso di... hanno consumato tantissimo hertz, erano al 60%. Adesso sono di nuovo in riserva entrambi. Alessio dovrà puntarsi qualcosa in questi 6 giri finali. Probabilmente vuole, a pochi chilometri, vuole giocarla sul ritmo. Vuole giocarla sul ritmo. Ha tenuto duro. Ha voluto. Forse la tattica di Lettore dovrebbe essere stata questa: conservo le gomme e faccio vedere che non riesco a staccarmi. E poi all'improvviso do lo strappo cercando di sorprendere Viper. Sembra per ora esserci riuscito, perché è un secondo e 4. Devi trovare un altro secondo e 6. Se riesce a mantenerlo fuori dal DRS per un altro giro, poi da lì può costruire il suo ritmo e vedere la gara del ritmo chi ha migliore. Sì, diciamo che allora, comunque, allora in questo momento Alessio sembra avere qualcosina in più di Viper. Sì. Però deve comunque guadagnare ancora un secondo e mezzo. Oh, lotta 3 tra Davidino, Lin e Blan. Scusa, Davidino va a lungo in curva 3 e passa Blan per attaccare Lin. Eccolo che si riaccoda e si sta unendo a questa lotta anche Dose. Tutto interrotto, ma la lotta è bellissima. Attacco esterno adesso di Blan su Lin, vediamo se riesce a puntarlo. Sì, ha tanta più velocità con gomma, ma anche questo da clip, bella la manovra di Blan. Sì, diciamo che comunque sto raccogliendo un bel po' di materiale per... Lin la perde Lin, clamoroso l'errore di Lin in trazione. Adesso in qualche modo si sta rimettendo dentro, si recupera, perde la posizione su Dose. Oh, e Ian Boy, penalità. Peccato. E Ian Boy in difficoltà, tante penalità per lui. Comunque Viper, 12, lui Blan. Viper ci sta provando, Sì, sì, ha perso solo un decimino alla fine. I giri passano, Alessio lo vedo... Sì, mancano 3,5, Alessio sta provando... Andiamo in un board con Alessio e vediamo quanto sta spingendo. Ha recuperato un po' di hertz, a differenza di Viper, però diciamo che entrambi sono molto in riserva. Adesso un secondo e 7, si disputerà proprio sul filo dei millesimi. Le gomme di Alessio possiamo vederle, la più usurata è al 30%. Mentre Viper ha anche un pochino più di gomma, un'usura molto più uniforme. Forse l'unica cosa che sto notando è che Viper perde in 2 punti, perché poi è abbastanza stabile il distacco. Perde nei punti dove non vuole prendere taglio, anzi lo controllo subito, però probabilmente è a 2 avvisi, vediamo un po'. Sì, infatti a 2 avvisi, uno l'ha preso 2 giri fa, quindi si è giocato il jolly lì. E adesso quindi deve stare super attento a non perdere più di 1 secondo e 2, anzi 1 secondo e 1 adesso, e allo stesso tempo non perdere il taglio. Tanto Alemán su XS continua la lotta tra i due, ma XS risponde all'esterno. È una lotta in fila. Secondo me si stanno... Adesso sono
attesissimi, ma in realtà si stanno divertendo un mondo. E quando riesci a lottare per tanti giri consecutivi, passa e ripassa, lì per lì ti rode, però a fine gara direi che ti sei divertito. E stessa lotta ci sta tra Best Dark Driver e Alex Liga, che è un po' che si punzecchiano, e vedo che di continuo si switchano la posizione. Master Swine invece ha intenzione di... Oh, attenzione, attenzione Alessio, da... 2 secondi e 1, eh? Eh sì, a 3 giri dalla fine, 2-2, sarà... Danny, penalità, Danny. E quindi penalità. Attenzione, tutti con penalità, tutti finiti tranne sul libro uno. Dei cattivi, tranne Viper, che però eccala. È a rischio. Sento, vedo improvvisamente delle zampette di un simpatico gufo reale sull'alo dell'Alfa Tauri, improvvisamente apparire. Non so bene se è l'ombra a sinistra o a destra, ma sono sicuro che c'è un gufo reale appoggiato lì su questo alo, molto bello, dal piumaggio folto. Vediamo un po', 2 secondi e 2, quando mancano ormai 2 giri e 2 curve alla fine. E allora qui Viper sicuramente perderà qualche millesimo, qualche forse un decimino, perché deve essere attento. E infatti ne perde 2. Alemine intanto su XS, XS di nuovo su Alemine, si stanno massacrando i due. Speriamo, anzi dopo gli dobbiamo mandare un messaggio a entrambi se ci mandano la, il cinema, perché sicuramente sarà interessante il loro cinema. 2 secondi e 6 Viper sta lottando tutto se stesso, ha finito la batteria, ha finito la benzina, come sta finendo tutto, sta cercando disperatamente di rimanere attaccata a quei 4 decimi che per ora gli potrebbero dare la vittoria, ma anzi adesso sembra recuperare un pochino in trazione, ma poi attenzione perché ho visto forse delle macchine lotta. Davanti ad Alessio, potrebbe sfruttare il DRS nell'ultimo giro, sì, davanti a Diga. Alex Diga, però che lotta con Best Dark Driver, vediamo un pochino. L'ultimo giro li potrebbe sfruttare, si è avvicinato tantissimo e questa è una brutta notizia per Viper. Attenzione, molto tirata, eh. Mamma mia, che ultimo giro, sta per partire l'ultimo giro, manca una curva e un giro. Attenzione Alessio, perché Alessio dovrebbe avere Alex Diga. E lo apre, e lo spalanca. Sì, vediamo il distacco, sale a 2.09.20, 2.09.37, 2.09.50. Alessio è furbo, prende 3 secondi 0.20, 2.09, arriverà al photo finish, sta sfruttando tutto Viper. Intanto la Diga su Best Dark Driver, poi ci ripensa, oh che macello! Per fortuna che ci sono i ghost, perché si sarebbero presi in pieno. E adesso Viper è fuori ai 3 secondi, Alessio sta facendo qualcosa di sensazionale, 3 secondi e 2, ma vediamo se Viper prova in qualche modo a rispondere, anche se adesso... Oramai 3 secondi e 4. Bandiera bianca, eh. Sì, ci ha provato, però è stato, sì, è stato... Tra l'altro ha finito anche la benzina quasi Viper, quindi peccato per lui. Diciamo che se non ci fosse stato il discorso del ghost, secondo me sarebbe successo un casino la curva, perché Alessio avrebbe preso in pieno Diga, proprio in pieno l'avrebbe preso. Ma adesso è finito il tempo delle chiacchiere, ultima curva effettuata, Alessio va a vincere con una serie di giri finali incredibili. Il Gran Premio di Austria arriva Viper frustrato, perché distrugge la macchina, perché perde la gara per solo i 9 decimi. Arriva Verondi che completa un super podio e arriva grande qui. Rimonta di Grisito, probabilmente recuperato driver of the day, 12 posizioni, grande quarta posizione, ottimo anche Danny che arriva quinto, altro penale di Gamboy. Arrivano poi Big Abdullah, Master Swain. Ecco la fine della lotta tra XS e Alemine. XS arriva davanti in pista, vediamo se con le penalità è davanti, no, è davanti Alemine, quindi nono. Arriva Yamboy che momentaneamente chiude decimo, vediamo se Davidino con le penalità sta messo meglio oppure no. Davidino a punti, decimo, dove si taglia il traguardo, undicesimo. Arriva Blan, gara non delle migliori, anzi anche lui butta la macchina a muro per frustrazione. Manca l'ultimo dei non bandierati, ovvero Alex Diga, che diciamo sta per regalare un'emozione incredibile a questa gara con in quella fase di doppiaggio con la lotta Best Dark Driver. Taglia il traguardo e finisce qui un divertentissimo Gran Premio d'Austria. Festa del podio. Sì, a tra poco.
non si sente proprio. Ah, ok. Omar, controlla un attimino. Ok, prova adesso. Prova, mi sentite? Ok, sì, adesso è tutto aperto. Sì, adesso sì. Ok, perfetto. Allora, niente, che vai, c'è da dire? Direttamente raccontaci la gara. Che c'è da dire? È stata una bella gara, molto combattuta. Comunque mi stavo divertendo, cioè mi sono divertito, devo dire. E la qualifica, sì, ecco. Allora, come sempre, rimetto a fantastico su Assoluto 1, perché da prima metà della qualifica asciutta poi inizia a piovere, e ovviamente dove che inizia a piovere, all'inizio qualifica, molto bene. Comunque, nonostante questo, abbiamo avuto il tempo per uscire e fare un giro su una pista semi asciutta, semi bagnata. Io ho cercato di partire per primo, perché comunque è ciò che faccio, mettermi sempre nella migliore situazione possibile, però ormai due davanti a me, Perondi, cioè no, che era Viper e un altro, erano già usciti davanti a me, quindi non c'era più possibilità di mettermi davanti a loro, perché comunque anche nell'outlap stavano spingendo. Ho fatto il giro, Viper è stato bravo, 50 millesimi dietro, quindi mancato di un soffio la pole position, però non ero preoccupato, comunque considerando che era soltanto un giro e già sentivo a fine secondo settore che la pista si stava bagnando un po' di più, sono abbastanza contento. Poi la partenza, partito abbastanza bene, mi sono difeso da Perondi, passato Viper, ho fatto il mio passo, poi anche nel secondo stint ho visto che c'è stato un piccolo gioco di squadra tra lui e il suo compagno, e non ho avuto mai problemi, a dire la verità, nel tenere dietro Viper, devo essere sincero, più che altro perché all'ultimo settore lui perdeva costantemente due decimi e mezzo, e questo mi permetteva di difendermi nei due rettilinei principali e poi nel terzo rettilineo, dove lui si avvicinava di più, perché faceva un po' meglio di me il tornantino e anche un po' in trazione. Però sì, ecco, questo non è mai stato un problema per me. Io ho preso la penalità, ho cercato comunque di recuperare benzina e ERS, diciamo ho preso vantaggio di questa cosa, che Viper non riusciva mai ad avvicinarsi abbastanza. Poi ho visto che Viper ha fatto quell'errorino in curva 1, adesso non mi ricordo a che giro, forse eravamo già a circa 10 giri dalla fine, ho sfruttato l'occasione per mandarlo sopra al secondo, e da lì ho cominciato a spingere come un forsennato per riuscire a aumentare sto gap e metterlo sui 3 secondi. Inizialmente è stato abbastanza difficile, perché comunque lui, essendo molto consistente in gara, riusciva, non perdeva così tanto, e anzi io con qualche mio errore, qualche mia sbavatura in uscita di curva, che ho rischiato di perdere un paio di punti, ho rischiato di farmi risucchiare di nuovo sotto il secondo, però sono riuscito comunque a tenerlo sopra. A fine gara lui è crollato e io, tac, dato la zampata finale, sono riuscito a metterlo sopra i 3 secondi, e abbiamo portato a casa un'altra bella vittoria, dai. bravo. Comunque, guarda, l'impressione che c'è stata vedendo la gara, diciamo esternamente, è stata che inizialmente sembrava quasi che tu o non riuscissi a uscire dalla zona DRS, o che volevi tra virgolette temporeggiare, magari sperando che anche Viper la prendesse, e poi invece quando c'è stato quello start improvviso, non avevamo visto l'errore di Viper, perché dietro c'è stato il finimondo, tantissime lotte, tantissimi sorpassi, gara veramente molto molto attiva. Quando abbiamo visto lo strappo, pensavamo a quel punto, mancavano 6 giri alla fine, forse Alessio prova a dare lo strappo a sorprendere Viper tirandolo fuori dal DRS e poi cercherà di prendere più spazio possibile. Diciamo che al penultimo giro comunque stavi a 2 secondi e 8, quindi dovevi trovare quei 2 decimini, e Viper si stava vendendo l'anima per non darti la vittoria. Sì, ma bravissimo. Poi diciamo che quel DRS di Alex gli ha fatto alzare bandiera bianca in modo definitivo, però è stato molto molto bello. Ho visto il suo direttore di gara all'ultimo giro, Viper è letteralmente crollato, anche perché poi io ho visto a circa 3 giri dalla fine la mia usura, la mia posteriore sinistra era al 73% di usura a 3 giri dalla fine, e lui fine, ha quindi più gomma, l'abbiamo visto dalle grafiche, esatto, quindi anche vediamo dalle grafiche qua, sono riuscito, diciamo il suo crollo mi ha aiutato un pochino di più, sì, anche il DRS di Diga, ok, questo diciamo è stato un elemento in più, ma soprattutto lui nell'ultimo giro è veramente crollato, ha fatto 1,6, lui aveva fatto 1,7 addirittura, ha perso quasi un secondo, quindi quello mi ha aiutato ulteriormente a prendermi una vittoria non facile, ma comunque essere un po' più tranquillo e guadagnare più facilmente quei 2-3 decimi che servivano.
Ti faccio una domanda. Vai. Poi non so se dal chattino c'è altro, ma mi si è bloccato Twitch, quindi non la sto seguendo in questo momento la chat del Twitch. E ti volevo chiedere, nel momento in cui a curva 3 hai visto quel putiferio tra Diga e Best Dark Driver, sì, nel caso in cui non ci fosse stato il ghosting, sì, saresti rimasto così vicino o hai sfruttato il discorso ghosting e dici tanto qualsiasi cosa fanno passo, no? Perché era interessante, perché senza ghosting, con la situazione come si era creata, tu avresti disintegrato l'ala anteriore stile Rosberg, ultimo giro con Hamilton proprio qui in Austria di qualche anno fa. Sì, mi sembra una situazione molto simile. Esatto, no, hai detto bene, ho sfruttato la situazione ghosting, ma in quel momento stavo pensando a cercare qualsiasi punto per cercare di guadagnare il più possibile da Viper. So che senza il ghosting avrei spaccato tutto, però insomma, più che altro la cosa è che più fastidiosa a cui stavo, diciamo, temevo, ok, che magari poteva farmi un attimo perdere la traiettoria ideale, era che Diga comunque non, ovviamente, già giustamente in un certo senso, perché stava lottando con il mio compagno per la posizione, però non, cioè, non si stava levando nonostante c'era la bandiera blu, quindi io ti sei buttato dentro. Esatto, il ghost mi butto dentro e niente, mi spiace Alex, ma io devo mettere Viper sopra i 3 secondi, quindi mi spiace, ma lasciami spazio. Io ne approfitterei, così, visto che comunque siamo ancora, ci sono ancora 15 persone. Nel caso in cui vogliate proseguire poi nella visione, andiamo, vi consigliamo di andare a vedere la live di Tom Racing. Adesso facciamo un ride sul loro canale e vediamo. Allora diamo gli appuntamenti, ricordiamo al volo gli appuntamenti e poi facciamo questo ride, quindi. No, già fatto, così già fatto. Siamo già, ah, siamo già fatto, ok. Perfetto, sì, siamo già. Allora, mentre effettuiamo il ride, approfittiamo per le chiusure. Stasera un po' anticipato perché qualifica breve, molto breve, e gara velocissima, quindi ringraziamo Alessio per la presenza qui in fase di interviste. Sempre presente. I ragazzi per la gara bellissima, veramente bella. Vi invito a rivederla anche sul canale YouTube che verrà caricata domani, che veramente è stata una gran bella gara. E che dire, ringraziamo tutti i ragazzi che sono stati in chat finora. L'appuntamento è per domani sempre qui in Astri per quanto riguarda Formula 1, sempre ore 21, gara della Professional. Come già anticipato da Omar, giovedì ci sarà la GT3. E niente, ringrazio Omar sempre per i contributi, per la regia e per tutto quello che fa per noi. Grazie Omar, buonanotte. Omar? Grazie a voi per essere stati con noi fino alla fine. Ovviamente grazie a te, Fra, per il commento, e ai piloti per la bella gara. Ringrazio tutti, vi auguro una buonanotte da parte di Merlo984 e appuntamento tra una settimana con i ragazzi della Simulation. Buonanotte e buon proseguimento con il nostro ride. Ciao a tutti.